Wattai a tutti, ciurma, e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Valiant Hearts. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua, di ritorno. Stiamo impersonando Carl. A quanto mi sembra di aver capito, siamo veramente a pochi passi, diciamo così, dalla sua fattoria, o perlomeno dalla fattoria in cui sua moglie e suo figlio erano rimasti a vivere. E sinceramente non so in effetti quanto manchi alla fine di questa storia. Probabilmente non manca tantissimo, però sinceramente non so se riuscirò a finirlo oggi. In ogni caso vedremo. E quindi eccoci qua ragazzi, siamo ancora in compagnia del nostro carissimo genio. E la guerra continua ovviamente a perseverare, non c'è alcuna tregua. E vediamo un attimino ragazzi dove stiamo andando in effetti, se ci sarà possibile in qualche modo. Ah, possiamo scendere qua ragazzi, ok. Se ci sarà possibile in qualche modo riuscire a fuggire. Allora, abbattiamo questa barriera, facciamoci spazio, caro genio, seguimi. Allora, probabilmente ragazzi non avremo molto tempo. Lì sopra c'è una maschera antigas, infatti. Aspettate, allora, cosa devo fare? Qui c'è qualcosa che tra l'altro non avevo visto. Fiaschetta. La fiaschetta si poteva facilmente nascondere in tasca o nella giacca. In genere conteneva del liquore molto forte, utile a rinfrancare lo spirito ai soldati appena prima di un attacco o dopo essere scampati al pericolo. Allora, che cosa dovrei fare? Perché tra l'altro io non ho non ho oggetti da lanciare, eh? Attenzione, quindi. Ok, quindi avevo capito bene, bisognava farla oscillare un po', ragazzi. Ecco qua. Vi prego, non mi dite che succede qualcosa al cane, eh? Ah, ok. L'ha messa a lui la maschera antigas, non era per noi a quanto pare. Andiamo di qua. Torniamo indietro. Anche se io sinceramente la vedo male. Ah, ok, qua c'è quella per noi. Grandioso, ok, perfetto. Prendiamola pure. Grazie amico. Adesso possiamo tornare di sopra, perché ovviamente il tutto è diventato assolutamente impraticabile ragazzi, a causa dei gas. Mi sto chiedendo che genio è qui fra noi. Perfetto, non lo vedevo più. Entra pure amore, torna qui fra noi. Ecco fatto. Allora, è una situazione veramente brutta ragazzi, come tutte quelle della guerra. Allora, sinceramente, dove devo andare però? Sono andata a finire per recuperare le nostre due maschere antigas. Ah, ok. Possiamo continuare di qua adesso, ragazzi. Ci siamo. Mentre Carl stava finalmente per tornare a casa, Freddy si univa alle truppe canadesi di stanza a Vinnie. Ok, quindi stiamo tornando da Freddy, che a quanto pare, insomma, 9 aprile 1917, nei cieli di Vimy, George, il pilota inglese, segnalava le postazioni tedesche all'artiglieria. Quel giorno le truppe canadesi guidarono l'assalto. Ah, mannaggia. Ovviamente Freddy si univa a chi più ne aveva bisogno, diciamo così. Allora, cosa possiamo fare con questo? Boom. Fateci passare, ragazzi, dai. Sì. Procediamo, andiamo all'assalto, diciamo così, anche se... Oh, merda. Dobbiamo fare attenzione perché... Ok. È pericolosissimo, eh. Attenzione, attenzione ragazzi, fermi lì, fermi lì. Oh merda. Perfetto, allora
Con questo che faccio? Lo sposto un po'. Ah, ok. Allora, oddio, quale sarà la giusta distanza? Boh. Vediamo un po'. No. Come non detto. Allora, probabilmente devo metterlo più a destra possibile e più a sinistra possibile, no? Ok, più a destra così non va. Vediamo un po'. No. A few moments later. Deve pure esserci qualche altra indicazione, no? Ok, di qua si passa. Assolutamente no. Fatemi vedere se venendo di qua. Ma che cavolo? Ah, ok, perfetto. Allora, 15 più o meno e 55 più o meno. Perfetto, meno male che mi è venuta la brillante idea di venire di qua, perché sennò potevo stare 3 ore. Allora, 55 un po' più a sinistra, 40, 45, 50 sarà qui tipo più o meno. Vediamo. Non lo so. Se l'avessi beccato penso che me l'avrebbe fatto vedere. E 15 è un po' più a destra, per cui dovrebbe essere tipo qua. Ok, questo è saltato in aria, perfetto. L'altro però no. Com'è possibile che io lo abbia mancato? Vediamo se mettendolo un po' più a destra. No. Ma che diamine, dai! Ma veramente, mi vuoi prendere per il sedere? Non è possibile. Ok, quello lì in mezzo è il 60. Questo è poco ma sicuro. Quindi in mezzo tra il 60 e il 50. Perché non capisco come si possa sbagliare una cosa del genere, ragazzi, veramente. Adesso sì, ok, era 60, non 55. Benissimo, possiamo procedere? Sì, possiamo procedere. Sì, all'assalto, yuhu. Attenzione, le bombe a mano qua. Oh merda. Però ragazzi, non mi fate beccare in pieno, eh. Cioè, vi rendete conto che state andando incontro alle mitragliatrici e tutto il resto appresso, vai. Le bombe che piovono dappertutto. Tanto per cambiare qualcosa. Oh mio Dio. Oh mio Dio, sta precipitando, aiuto. Madonna, raga. Ci siamo salvati per il rotto della cuffia. Scendi, Freddy, scendi, scendi, scendi. Ok, dovremo utilizzare questo affare. Questo è poco ma sicuro. Sì. Certo, adesso lo regolo, eh. Perfetto, di là non si passa. Ovviamente fin quando non usiamo sto affare. Solo che ci manca tipo una manovella, ragazzi. Allora, vediamo se la troviamo qua sotto, da qualche parte. Qua manca una leva. E questa chiave probabilmente ci servirà. Perfetto. Allora, vediamo cosa troviamo di qua. Achtung sarebbe dire attenzione. Monete canadesi. Ok. Vediamo qua. Ci inseriamo questa, ovviamente che funge da leva. Meraviglioso. Adesso che abbiamo fatto scendere l'ingranaggio. Allora, torniamo un attimo di sopra, vediamo se è cambiato qualcosa. Ok, è tutto al suo posto. Magicamente, ok, inserendo una leva di sotto, qui è tutto al suo posto. Va bene così, dai. Allora, cos'è okay, che devo... Sì, amico, se mi devi dare... Sì, ma se mi devi dare qualche indicazione, dammela, perché io non vedo assolutamente... Ok, più a sinistra. Io non vedo assolutamente niente. Più a sinistra. Questo... ok, ma... Ok, perfetto. Beccato in pieno dopo aver fallito miseramente 2 tentativi. Ok, adesso sì. Adesso possiamo andare. Procediamo. Sì, all'assalto ancora. Yuhu. Andiamo. Ah, perfetto. Fatemi entrare pure a me, no? Voi siete malefici e maledetti. Fatemi entrare pure a me. Mannaggia la miseria ladra. Perché mi avete lasciato qua fuori? Voi state bene là dentro, no? Mentre io rischio le chiappe pelose qui. Oh mio Dio. Ah!
Porca vacca. Picchia. Adesso sta andando da solo, ragazzi. Ok. Io gli devo dare praticamente soltanto lo sprint. Sono rimasto da solo. Che meraviglia. Sotto i bombardamenti, alle mitragliatrici. Tutto assolutamente meraviglioso, eh. Tutto quello che un uomo sogna. Ok. Facciamoci strada con sto carro qua per pararci le chiappe. Sì, ma vedete, da una calmata, accidenti. Mi dovranno finire i colpi prima o poi, no, no. Come l'hanno detto? Va bene, ah ok, possiamo andare di qua. E vediamo di qua di cosa possiamo fare utilizzo. Ah, oddio. Era uno dei tedeschi, quanto sono stupida. Cioè, mi bastava capire dall'uniforme che non era uno dei miei, Dovevo direttamente accopparlo, d'accordo. Allora, qua non c'è niente di utile se non questo. Ecco fatto. Risolta la situazione facilmente, senza troppi problemi. Vediamo un attimino di andare all'assalto. Ma questo mi spareranno? Ah no, questo è uno dei miei, quanto so scemo. Ok, ci siamo impossessati di questo luogo. Va bene, va bene. Procediamo. Mi devo dare una mano, ragazzi, ci penso io ad aiutarvi. Anche se la corda è praticamente sospesa nel vuoto. Ecco fatto. Canadesi! Allè! Dopo tanti fallimenti e sacrifici, i canadesi riuscirono infine a strappare la collina ai tedeschi. Poca fatica. L'entrata in guerra degli Stati Uniti era ormai quasi una certezza. Ok. L'ultima lettera del fratello minore di Freddy confermava che il paese smaniava per entrare in guerra. Certo. Guarda! Ok. Ci siamo, ce l'ha fatta. Carl era a meno di un chilometro dalla casa di Emile quando il rombo degli aerei francesi iniziò a tuonare nel cielo di aprile. Oh no. Dobbiamo muoverci, genio, dobbiamo fare in fretta, ci picchia. Minchia, il tempismo. A meno di un chilometro dopo aver fatto tanta strada. Qua fra i gas velenosi e tutto il resto. Ok. Che c'è, amore? Che c'è? Ok, sto salendo, non preoccuparti. Ci penso io a prendere qualsiasi cosa tu abbia visto. Allora. Ok. Allora, questo ci deve pur servire a qualcosa. Probabilmente a far salire lui. Entraci pure, amico. Amore, quanto è bello che si è messo dentro il cestino. Oh, Peachy. Vieni qua, amore. Vieni, vieni, vieni. Forza. Vieni con me. Dai. Eccolo là. Ok, allora, vediamo un po'. Se lui tira quella leva, che cosa succederà mai? Ah, ecco. Perfetto. Evidentemente io dovevo entrare lì. Vediamo, ragazzi, se qua c'è qualche oggetto che possiamo recuperare. Tessera annonaria. Nelle zone occupate, data la scarsità di cibo, fu introdotto il razionamento, in particolar modo per il pane. Il razionamento permetteva alle autorità di regolare la distribuzione delle risorse disponibili e di mantenere contenuti i prezzi. Tempi duri, ragazzi, quelli della guerra. Riabbassa la leva, per favore, perché il tuo padrone è così stupido ad aver mancato il carro. Ok, sta scendendo. Ecco qua. Saliamoci sopra e... Ah, ok, adesso giustamente... Ce la fa o non ce la fa? Ce la fa. Sì, ma poi lui che fa? Rimane lì? Che fa? Rimane lì? No, seriamente, parliamone, eh? Perché io non voglio che lui rimanga lì. Ok. Noi scendiamo di qua. Aspettate. Ci deve essere pure qualcosa che posso fare per farlo venire di qua. Ci sarà un modo, insomma. Ok, adesso possiamo farlo scendere, suppongo, no? Vai, amore, non ce la fai a rientrare, giustamente. Non ce la fa. Ah, ecco fatto, perfetto. Bastava abbassarglielo un pochettino. Giustamente, se no non ci arrivava. Ok, finalmente. Vieni con noi, amore, perché ci servi assolutamente. Vieni. Andiamo. Ma che bello che abbiamo trovato una maschera pure per lui. Oh, perché a lui non deve succedere assolutamente niente, a cipicchia.
Sì, ma come faccio a farlo entrare? Scusa, qualcosa mi sta sfuggendo, signore e signori. Tanto per cambiare, come se non succedesse poi tanto spesso. A few moments later. Allora, dobbiamo farlo salire in qualche modo, questo mi pare ovvio. Allora, aspettate ragazzi, mi sa che Genio deve stare ancora qui un attimino, perché forse credo di aver capito quello che dobbiamo fare. Allora, scendiamo. Diciamo a Genio di spingere quella leva e noi rimaniamo un attimo da questa parte, perché come potete vedere ragazzi, questo carro ha appunto questa leva che dovrebbe di regola permetterci di spingerlo. Infatti, ecco qua. Ok, infatti adesso così potremo portare con noi il nostro caro amico. Ecco fatto ragazzi, dilemma risolto. Vai pure amore, avevi totalmente ragione, perché devi andarci a prendere quel barattolo. Ed eccolo qua. Grazie amore. Grazie. Allora, dobbiamo lanciarlo attraverso questa finestra? Non lo so. Ammazza, che era? C'era una bomba fuori, non me ne sono manco accorta ragazzi, ve lo giuro. Ok, poco importa, ci siamo, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti ad uscire. Qui c'è qualcuno che ha bisogno del nostro aiuto. Oh mio Dio, starà per morire ragazzi, in mezzo a tutti sti gas velenosi. Il punto è che appunto... Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Ok, sono loro. Ok, non c'è tanto tempo da perdere, ma qua la situazione, ragazzi, non è facile, perché non ci permette di vedere assolutamente nulla. Quindi io non so effettivamente cosa devo fare. Qualcosa dovrò pur fare, allora. Ci sarà un modo per fare uscire un po' di staria da qua dentro, no? Allora, di qua che cosa abbiamo? Vediamo un po'. Ah, qui c'è un cesto, perfetto, lo dobbiamo prendere ragazzi, perché ho capito. Dobbiamo agganciarlo qui e far sì che Genio ci entri dentro. Per cui, caro amore, vai lì dentro, solleviamolo. Ecco fatto. E dobbiamo spostarlo probabilmente per qualche oscuro motivo. Vediamo un attimo dove è andato a finire e a cosa può servirci. Eccolo qua. È che non vedo niente ragazzi. È che ci serve di rompere quella finestra. Ah ok, ci abbiamo ancora, ci abbiamo un mattone con noi. Perfetto, così adesso almeno possiamo vedere cosa fare. Prendi pure quell'oggetto, eccolo qua, lampade a olio. E dopodiché lui entrando da quest'altra parte. Ok, cosa sarà mai accaduto? Ok, si è abbassata, si è alzata, o quello che è la benedetta. Ok amore, ho bisogno di nuovo che tu tiri quella leva. Forza. Adesso potremo salire, infatti. Oddio, sì, dobbiamo fare assolutamente in fretta, assolutamente. Ok, ritiriamo sulla piattaforma. Oddio, non mi fate sentire ste cose, ve prego. Non mi fate sentire ste cose, ci siamo. Siamo fuori, siamo fuori, siamo qui. Siamo qui, resistete, eh? Per favore. Oddio. Ci siamo, stiamo entrando. Chissà Genio dov'è, ragazzi. Ah, Genio è direttamente entrato di qua. Fantastico. Sì, ma... Che cavolo... Che cosa pretendete che faccia qui? In mezzo alle fiamme? Oddio, raga. Ok, ok, siamo caduti, ragazzi. Pipa. Oddio. La situazione è alquanto critica. E non poco. Ci siamo, eh. Ci siamo, resistete, siamo qui. Siamo qui. E vabbè. Ok, continua a croccare. Oddio, 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 oddio. Marie, oddio.
Oddio, Carlo, resisti. Accidenti, accidenti. Non mi fate vedere queste cose, vi prego. Oddio. Oddio. Je suis là. C'est moi, Carlo. Io. Ah, che diamine, lo sapevo. Aprile 1917. Emile era malato, ma il generale aveva bisogno di ogni uomo abile per lanciare la grande offensiva. Ancora una volta, nel loro piano, la battaglia che avrebbe risolto la guerra. Sì, certo, sicuramente. A quanto pare, ragazzi, Emile è malato. Siamo a Chemin des Dames ed è il 16 aprile 1917. A quanto pare il nostro superiore vuole che cerchiamo appunto uomini abili per questa spedizione, chiamiamola così. La situazione è assolutamente critica. E avevo detto appunto all'inizio video, ragazzi, che non avevo idea di quanto mancasse alla fine. Probabilmente non manca molto, chissà se riusciremo a finirlo la prossima volta. Purtroppo, ragazzi, io non mi ricordo effettivamente come va a finire, ma ricordo che ovviamente le cose non saranno totalmente piacevoli, per cui magari mi preparerò psicologicamente. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E obdosh a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!